Ladies and gentlemen, Noam Chomsky. Forse è un segno della mia età, o forse qualcos'altro. Ma non posso fare a meno di pensare sempre di più a che tipo vi sono una serie di ombre che minacciano il nostro futuro, che minacciano quello che noi lasceremo, la nostra eredità. E due sono le maggiori perché letteralmente minacciano la sopravvivenza della specie o perlomeno qualsiasi forma di vita che si possa chiamare tale. Una è la guerra e l'altro è il disastro ambientale. Non soltanto non si sta facendo niente di vero, di impegnato per questo, ma le decisioni attuali dell'elite del mondo contribuiscono a queste minacce. Quindi ci portano verso il disastro ambientale e pensiamo per esempio anche alla crisi attuale come viene gestita e la guerra è su tutte le pagine dei giornali, le prime pagine dei giornali. Se guardassimo con occhi indipendenti a quello che accade sulla Terra, sul pianeta, sicuramente ci sembrerebbero dei comportamenti strani quelli degli umani. Qualche anno fa c'è stato un dibattito tra due eminenti scienziati, Carl Sagan, astrofisico, Ernst Mayr, biologo. Dibattevano circa la probabilità di vita intelligente extraterrestre. Sagan, dal punto di vista di un astrofisico, concluse che era molto probabile che vi fosse della vita intelligente al di fuori del pianeta Terra, ma perché vi sono così tanti pianeti oltre alla Terra in cui la vita potrebbe effettivamente esistere, che è più che probabile. Mayr invece era dell'opinione opposta. Essendo un biologo, diceva che dovremmo stare molto attenti alla fonte di energia che abbiamo, ossia la Terra, dovremmo prenderci cura di essa, perché nella storia della vita sulla Terra vi sono state molte miliardi di specie che sono sopravvissute o meno, ma il successo di una specie sembra essere determinato o meglio di coloro che sopravvivono all'interno della specie, sembra essere determinato appunto proprio dalla capacità di adattamento, ossia le specie che riescono a mutare molto velocemente come i batteri, oppure quelli che riescono a ricavarsi una nicchia ecologica di vita, come per esempio gli scarafaggi. Se poi ci muoviamo verso l'alto sulla scala della vita intelligente, quella che chiamiamo vita intelligente, abbiamo i mammiferi, ma molto poche specie di mammiferi sono sopravvissute rispetto al principio. Pensiamo per esempio alle mucche, sicuramente sono nella scala delle forme di vita intelligente perché sono state addomesticate dall'uomo, vi sono i polli per esempio, ma per quanto riguarda la sopravvivenza, da soli non sarebbero in grado di sopravvivere. I primati, gli umani,
Sono, erano all'inizio molto sparsi, suddivisi in modo poco omogeneo nel mondo fino a pochissimo tempo fa. Inoltre sottolineava che in media l'aspettativa di vita per una specie è di circa 100.000 anni. E più o meno questo è il tempo che è rimasto al mondo l'Homo sapiens. Quindi, vedete, l'intelligenza non è altro che una mutazione che può essere, può rivelarsi anche letale. E un osservatore extraterrestre potrebbe commentare che il nostro modo di comportarci non fa altro che confermare quello che ha detto Meyer. Pensiamo alla minaccia nucleare, quella attuale, che però non è la prima, si trova ora nel Medio Oriente. In questo caso ci concentriamo spesso sull'Iran. Il quadro generale in Occidente è molto chiaro, molto lineare. È troppo pericoloso permettere all'Iran di acquisire una capacità nucleare, ossia l'abilità di creare armi nucleari nel caso decidessero di farlo. Sappiamo però che questa capacità invece ce l'hanno molti altri paesi nel mondo. L'intelligence americana dice che non sa se l'Iran abbia deciso o meno di provare ad ottenere queste armi nucleari. L'energia atomica è più o meno lo stesso discorso. In una delle relazioni più recenti, la CIA, e cito, ha concluso che non può dimostrare l'assenza di materiale nucleare non dichiarato in Iran. Quindi non può provare che non stiano prendendo delle decisioni in questo senso. Quindi questa doppia negazione è forse conveniente per affermare tutto questo. Ma l'arricchimento dell'uranio e la possibilità di farlo garantita dal trattato di non proliferazione firmato da tre dei grandi poteri nucleari, India, Pakistan e Israele, è visto in Occidente, e sottolineo in Occidente, non nel resto del mondo, come qualcosa che non ha a che fare con l'Iran. Il resto del mondo invece ha assunto una posizione diversa. A Teheran c'è stato un incontro poco tempo fa e molti paesi hanno espresso solidarietà nei confronti dell'Iran e hanno appoggiato il suo diritto all'accesso ai piani di arricchimento dell'uranio. È interessante inoltre guardare al mondo arabo, ne riparlerò tra poco. Le preoccupazioni sono state riassunte in modo molto chiaro da un generale americano, il generale Lee Butler, ex capo del comando strategico americano a capo delle armi nucleari e delle politiche strategiche che hanno a che fare con le armi nucleari. Egli scrive che è pericoloso ed estremo che all'interno del Medio Oriente una nazione possa armarsi di armi nucleari che possano ispirare altre nazioni a fare lo stesso. Tuttavia non si stava riferendo all'Iran, si stava riferendo a Israele. Ed è il paese che è tra i più in alto nella lista di paesi pericolosi o considerati pericolosi nel Medio Oriente, dai paesi del Medio Oriente. Il mondo arabo ritiene che gli Stati Uniti siano il secondo paese più pericoloso al mondo, ma da molto tempo a questa parte. Mentre Israele, pur non godendo di grande approvazione, non è tra i primi posti. I media occidentali e gli articoli di commento occidentali si concentrano sulle dittature e quindi sentiamo costantemente parlare delle azioni statunitensi compiute contro l'Iran,
Forse vi ricorderete che poco tempo fa c'è stata la fuga di notizie di WikiLeaks, che ha rilasciato documenti diplomatici prima classificati e che citavano i dittatori dell'Arabia Saudita e di altri paesi che parlavano dell'Iran. I commenti a questo riguardo erano molto interessanti. Infatti vi si diceva che il mondo arabo appoggiava le politiche statunitensi nei confronti dell'Iran. Allo stesso tempo però stavano uscendo anche dei sondaggi tenutisi nel mondo occidentale che avevano restituito dei risultati quasi contrari, in cui si diceva insomma che l'opposizione alle politiche statunitensi era molto forte, così forte che la maggioranza sostanziale della popolazione, per esempio in Egitto, pensava che il mondo sarebbe stato più sicuro se l'Iran avesse avuto delle armi nucleari e che invece in una situazione in cui sono gli Stati Uniti e Israele ad avere armi nucleari il mondo è troppo pericoloso. E questo non viene detto da nessuno. Spesso gli Stati Uniti dimostrano un grande disprezzo per la democrazia, a prescindere dall'opinione pubblica. Che cosa importa infatti? Che cosa pensa la popolazione nei paesi arabi? È importante che cosa pensa la dittatura, ed è proprio questo che dicono questi risultati. È la dittatura ad appoggiare gli Stati Uniti, mentre la popolazione li ritiene troppo pericolosi. Vi sono alcuni che sostengono che l'Iran dovrebbe firmare il trattato di non proliferazione, ma per quanto riguarda la storia di violenza, di repressione, di conquista di territori attraverso la violazione di trattati e accordi. Pensiamo per esempio all'esempio del Libano, invaso più volte senza alcun pretesto. Ci rendiamo conto che in realtà la minaccia non è rappresentata dall'Iran. Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo a Israele. Queste sono minacce di attacco. Il governo degli Stati Uniti reagisce di fronte alle minacce di Israele. Gli Stati Uniti sicuramente hanno dovuto dire qualcosa, hanno detto: ebbene, non vogliamo che Israele attacchi l'Iran, però sono un paese con una propria sovranità e quindi hanno il diritto di decidere. Se fosse l'Iran a fare le cose che fa Israele, sicuramente la reazione sarebbe a dir poco diversa. Forse ricorderete che vi è un documento chiamato la Carta fondamentale dell'ONU, lo Statuto dell'ONU. In essa viene bandito l'uso della forza negli affari internazionali. Vi sono due stati canaglia, gli Stati Uniti e Israele, che continuano a ignorare questo statuto e questa messa al bando. E l'Europa però non fa niente, non fa altro che seguirli docilmente. Sicuramente se le azioni di attacco degli Stati Uniti fossero condotte contro l'Europa, la considereremmo una guerra. È una guerra non soltanto dal punto di vista bellico, ma anche dal punto di vista economico. L'Iran è stato tagliato fuori dal sistema finanziario internazionale. Gli Stati europei non disobbediscono agli Stati Uniti e quindi questo è il risultato. Uno dei comandanti, degli ex comandanti della NATO, parlava un tempo di una nuova grande strategia, ossia una sorta di guerra in cui è giustificata una reazione di violenza, una reazione militare che è giustificata ogni qualvolta vi sia un attacco o una minaccia rivolta contro gli Stati Uniti.
Ma quando è l'Iran ad essere soggetto a minacce, allora la situazione è diversa. Gli Stati Uniti hanno annunciato da poco e con molto orgoglio che stanno anche portando avanti una guerra cibernetica contro l'Iran. La guerra cibernetica è stata identificata come un attacco militare vero e proprio e soprattutto è stata identificata come una minaccia dagli Stati Uniti. Hanno infatti affermato che era l'Iran in primo luogo a condurre questa guerra contro di loro e che quindi erano giustificati a rispondere non soltanto nello stesso modo ma addirittura con le armi. Negli ultimi mesi Israele ha ottenuto dei sottomarini di ultima generazione dalla Germania che sono in grado di trasportare i missili nucleari israeliani che verranno poi dispiegati nel Golfo e che saranno a distanza di raggio dall'Iran. Quindi l'Iran è circondato da armi nucleari, a partire dall'Oceano Indiano via via fino all'estremo occidente. E con queste forze così dispiegate si potrebbe distruggere il mondo più e più volte. Il bombardamento del reattore iracheno nel 1981 da parte di Israele è stato preso a modello per il bombardamento dell'Iran sempre da parte di Israele. Il bombardamento infatti non ha vanificato l'arsenale nucleare della vittima, bensì ha avviato il programma nucleare. Se l'Iran viene bombardato, quasi sicuramente procederà esattamente come ha fatto Saddam Hussein dopo il bombardamento sull'Iraq. E quindi sicuramente non è una prospettiva piacevole. Tra qualche settimana commemoreremo il 50° anniversario di uno dei momenti più pericolosi della storia della specie umana. E secondo le parole di uno dei consiglieri di Kennedy e storico americano Schlesinger, che si riferiva all'ottobre del 62, ossia la crisi missilistica di Cuba. Dubito che la commemorazione sia stata presentata in modo accurato, ma dovremmo ricordarci che cosa è accaduto veramente allora. Kennedy portò l'allerta nucleare al secondo livello nella scala di priorità. I velivoli della NATO ricevettero l'ordine di volare su Mosca e rilasciare le loro bombe. Al picco della crisi missilistica, Kennedy stesso mise in discussione la probabilità della guerra nucleare. La mise al 50% di probabilità e disse che una tale guerra avrebbe distrutto l'emisfero settentrionale. Kennedy però rifiutò di accettare pubblicamente a un'offerta del primo ministro russo di porre fine alla crisi, ritirando simultaneamente i missili russi da Cuba e i missili statunitensi dalla Turchia. Si trattava di missili obsoleti. Infatti c'era già ordine di disfarsi di questi missili per sostituirli con dei sottomarini. Kennedy però rifiutò l'offerta. Sembrava infatti necessario affermare il principio che se la Russia ha diritto di avere delle armi al di fuori dei confini dell'URSS, allora gli Stati Uniti hanno il diritto di tenere puntati i propri missili contro qualsiasi paese che potrebbe rappresentare una minaccia, addirittura fino alla Cina.
I missili nucleari infatti erano già stati appostati a Okinawa, teoricamente un'isola giapponese, in realtà diventata una base militare americana. Nonostante le proteste degli abitanti di Okinawa, durante un momento di forti tensioni regionali, anche la Cina si è trovata a prendere parte alle proteste, ma questo si è saputo soltanto da poco. La minaccia in particolare è rappresentata dall'opinione degli intellettuali, degli studiosi, riguardo a quello che Kennedy fece in quel periodo, che viene considerato uno dei suoi più grandi risultati conseguiti durante la sua amministrazione. Inevitabilmente quindi gli intellettuali si sono dimostrati essere molto proni a lodare il paese che, a cui appartengono, con conseguenze molto infauste. Durante la guerra arabo-israeliana, Henry Kissinger dichiarò l'allerta nucleare di alto livello e in segreto stava informando Israele, che era autorizzato a violare il cessate il fuoco imposto dagli Stati Uniti e dalla Russia. Anche questi documenti ottenuti tramite WikiLeaks. Si tratta di cose molto gravi da dire. Durante l'amministrazione Reagan, qualche mese più tardi, vennero simulati attacchi aerei e navali in Germania a pochi minuti in termini di tempo di volo dalla Russia, quello che la CIA chiamò una capacità di primo attacco estremamente elevata. Provare di essere in grado di penetrare la difesa russa, dissimulando queste esercitazioni navali e aeree, portarono a un gran polverone nell'83, ma questo non è l'unico caso, ve ne sono centinaia, casi di interventi che sono stati interrotti a pochi minuti dal lancio di armi nucleari perché si sono rivelati causati da falsi allarmi. Non sappiamo come funzioni il sistema russo, ma sicuramente è radioguidato o comunque guidato da un sistema computerizzato come quello degli Stati Uniti. E se negli Stati Uniti accadono questi falsi allarmi, figuriamoci in Russia, dove le macchine sono ancora più arretrate. Noi stiamo facendo in modo di contribuire alla minaccia nucleare, nonostante questi presupposti così allarmanti. La crisi quindi rimane. Spostiamoci di nuovo in Oriente, le mire di espansione verso il Kashmir, ad esempio. Israele ha ottenuto il sostegno degli Stati Uniti per lo sviluppo del proprio programma nucleare. Negli ultimi anni, nel caso dell'India, per esempio, da quando è diventata alleato degli Stati Uniti, è successo lo stesso. E ancora una volta si tratta di contribuire alla minaccia nucleare, la minaccia della guerra nucleare. Ci sarebbe un modo molto semplice di mitigare o addirittura porre fine a un qualsiasi tipo di minaccia delle armi nucleari, ossia istituire un'area libera da armi nucleari nel Medio Oriente. Più e più volte il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha fatto appello affinché tale area venga creata e vi è grande sostegno a questo riguardo anche in Europa, ma vi sono due paesi che si sono impegnati affinché questo non succeda, ossia gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e l'hanno dimostrato quando hanno invaso l'Iraq 10 anni fa e quando hanno cercato di trovare un pretesto legale per invaderlo.
ossia la presenza di armi di distruzione di massa, in particolare armi nucleari. E si sono appellati alla risoluzione dell'ONU 687 che impegnava l'Iraq a porre fine al proprio programma nucleare. Come tutti sappiamo, si trattava di un pretesto. Ciò che però non sappiamo, forse non tutti, è che tale risoluzione invita tutti i paesi della zona a creare un'area libera ad armi nucleari. E quindi, per quanto riguarda anche l'ultima risoluzione dell'ONU, quella relativa all'Iran, non si parla di altro che di una ripetizione di questa iniziale risoluzione. Finora gli Stati Uniti hanno bloccato tutti questi tentativi, insistendo che Israele debba essere esentato dal rinunciare al programma nucleare. Sotto l'egida dell'ONU ci si sta in qualche modo muovendo verso quest'area libera ad armi nucleari, ma sicuramente senza una pressione da parte dell'opinione pubblica sarà difficile che qualcosa si muova in pratica. Sono questioni che non vengono discusse spesso. Non posso parlare con certezza riguardo all'Europa, ma negli Stati Uniti sono sicuro che non se ne parli molto. Soltanto in riviste specialistiche, ma sono poche le persone che le leggono. Tralasciando per un attimo questa prospettiva così buia e triste, guardiamo al mondo, come si è sviluppato dalla Seconda Guerra Mondiale per arrivare fino ad oggi. Un tema molto comune, e ora mi sto rifacendo a un articolo su una delle riviste più importanti del panorama accademico americano, il mondo fu descritto come un colosso. Il mondo occidentale fu descritto come un colosso con grandi forze, ma che stava fronteggiando un momento di decadenza e declino. Si trattava di una rivista che si dedicava alle relazioni internazionali, agli affari esteri, alle relazioni diplomatiche, e in uno dei numeri di qualche mese fa la copertina portava questo titolo: l'America è forse finita? Come vedete, sono temi che ricorrono e molti ci credono, perché vi sono effettivamente delle prove che li sostengono. Il declino è reale, ma non è recente. In realtà il declino è cominciato dopo la Seconda Guerra Mondiale. È proprio in quel momento, infatti, che gli Stati Uniti raggiunsero il più alto livello di potere. Spesso si parla del fatto che il potere si trasferirà presto verso la Cina e l'India. Io trovo che non sia molto probabile, perché sono paesi molto poveri, con grandi problemi interni. Ma sicuramente è vero che il mondo si sta diversificando, e nonostante il declino permanente degli Stati Uniti, nel prossimo futuro non c'è una forza che possa tenere testa agli Stati Uniti in termini di potere ed egemonia. Le spese militari degli Stati Uniti equivalgono a quelle di tutto il resto del mondo messe insieme. Anche a livello tecnologico gli Stati Uniti sono molto più avanzati di tutti gli altri paesi, non soltanto a livello militare. Vi sono basi militari americane in quasi tutto il mondo, più di un migliaio. E recenti statistiche hanno annunciato che tre quarti del mercato
globale è controllato dalla vendita dei prodotti americani. Sicuramente il loro potere, pur in declino, rimane essenzialmente enorme. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli strateghi statunitensi di Roosevelt pensavano che gli Stati Uniti sarebbero emersi dalla Seconda Guerra Mondiale con una posizione di potere supremo. Si parla infatti negli annali di allora di un Roosevelt che pensava agli Stati Uniti che avrebbero messo ai propri piedi tutto il resto del mondo. Uno degli storici diplomatici più rispettati riguardo a questo periodo di storia dice proprio questo. Durante la Seconda Guerra Mondiale il piano era quello di controllare quella che allora veniva chiamata la grande area, che doveva comprendere nella peggiore delle ipotesi soltanto l'Europa e l'ex impero britannico che gli Stati Uniti avrebbero conquistato e che avrebbe pian piano conquistato le risorse petrolifere nel Medio Oriente, e poi si allargò fino a includere anche gran parte dell'Eurasia. Pensiamo per esempio ai confini meridionali che dovevano essere per esempio Italia e Grecia. L'Italia era considerata fondamentale per garantire le risorse energetiche mediorientali che sarebbero passate attraverso il Mediterraneo verso gli Stati Uniti. In questi documenti si legge che gli Stati Uniti avrebbero mantenuto un potere e una supremazia economica senza rivali che non poteva essere minacciato da alcun esercizio di sovranità, da alcun paese che mirasse a minacciare le sue mire di dominio globale. Tuttavia il declino che seguì ha avuto un impatto su questo programma. Gli Stati Uniti, bisogna dire, sono una società forse unicamente libera. Ma accanto a questo bisogna dire che la popolazione molto spesso non ne è consapevole, a causa del fatto che i media, ma anche gli intellettuali, trattengono tutte le informazioni più importanti. I piani non erano allora molto realistici. Allora infatti la Gran Bretagna era uno dei paesi che aveva i vantaggi maggiori. Durante il periodo della guerra, lo stimolo rappresentato da essa portò a superare le crisi economiche, e durante la Seconda Guerra Mondiale in particolare i poteri industriali conobbero una fase di grande espansione. Non c'è mai stato tuttavia una situazione di dominio globale, nonostante tutti questi caveat, che si avvicinasse a quella che si verificò dopo la Seconda Guerra Mondiale. I due superpoteri di allora volevano mettere in pratica il proprio ordinamento nei loro domini, quindi nell'Europa orientale, la tradizionale via di accesso alla Russia per l'invasione della Russia. Che vide nel 1945, proprio a partire da lì, un'espansione della grand'area. Nel 1949 c'è una frase che descrive ciò che avvenne, ossia la perdita della Cina. La Cina infatti si avviò in quell'anno verso l'indipendenza. E negli Stati Uniti questo ebbe delle ripercussioni a livello interno molto importanti, ossia il movimento
economico e politico, e l'atteggiamento nei confronti della Cina che ne seguirono sono caratterizzati proprio da questo. Si prende molto spesso per scontato che gli Stati Uniti posseggano gran parte del mondo. E nel momento in cui gli Stati Uniti perdono una parte di questo potere, ci si chiede a chi bisogna dare la colpa per questo. Naturalmente ci si preoccupa delle possibili ulteriori perdite, esattamente come è accaduto negli anni 50. Pensiamo per esempio alla tremenda guerra che seguì in Indocina negli anni 50, i massacri del 65 in Indonesia e molti altri casi in cui la violenza venne portata avanti impunita in molte parti del mondo solo per mantenere quella che si diceva essere la stabilità, che in realtà era considerata così soltanto dagli Stati Uniti. L'Italia non è scampata a questo destino, come sicuramente sapete. Gli Stati Uniti sono intervenuti in larga misura per mantenere controllo sul processo politico italiano in tutti gli anni del dopoguerra. Durante la guerra, infatti, la CIA condusse delle operazioni sotto copertura, operazioni segrete, in Italia, che verrebbero considerate oggi un crimine. Comunque, dopo la guerra, il mondo industrializzato si ricostruì, continuò la decolonizzazione attraverso momenti di grande agonia, ma comunque continuò a procedere. E il mondo industrializzato, dicevo, si configurò presto in una configurazione tripolare, ossia Giappone, che stava già diventando una delle regioni industriali più dinamiche, e Asia in generale, Stati Uniti ed Europa. Per coloro che comprendono la realtà della guerra fredda, è di grande aiuto guardare a ciò che accadde, ai fatti, durante la prima amministrazione Bush, quindi Bush Senior, che dichiarò immediatamente a livello ufficiale che le politiche sarebbero rimaste più o meno le stesse, ma che avrebbero avuto diversi pretesti. Quindi l'atteggiamento bellico non avrebbe più avuto lo scopo di difendere gli Stati Uniti dalla Russia, bensì quello di difenderci dalle sofisticate tecnologie belliche del terzo mondo. Chiedo scusa, della terza guerra mondiale. Si parla spesso di questo tipo di libero mercato, che in realtà è un mercato altamente sussidiarizzato dai governi. Nel Medio Oriente, però, le cose procedevano lo stesso in modo diverso e non si poteva incolpare il Cremlino per tutte queste minacce, non si poteva più considerare la Russia l'unico nemico. E quindi si concesse che il problema in realtà era sempre stato il nazionalismo radicale, ossia quel movimento che spinge i paesi a perseguire una strada di indipendenza, e che la Russia aveva agito in un dominio molto più ristretto. Ebbene, i principi vennero mantenuti, non furono modificati.
Nemmeno con l'amministrazione successiva, Clinton dichiarò che gli Stati Uniti avevano il diritto di utilizzare la violenza, la forza militare senza limiti per mantenere il controllo sui mercati, le risorse energetiche strategiche e che le risorse militari statunitensi dovevano essere stanziate in Asia per plasmare l'opinione pubblica nei confronti degli Stati Uniti e plasmare quegli eventi che potrebbero avere un'influenza sul nostro benessere e sulle nostre vite. Questi sono documenti dell'era Clinton che vanno al di là di qualsiasi cosa George W. Bush abbia detto. Erano parole ancora più radicali, ancora più estreme, ma vennero presentate in modo quasi cortese, tranquillo, senza alcun tipo di dichiarazione gridata ai quattro venti e quindi non passarono per tali. Un altro caso, la NATO. Secondo i documenti della NATO, la NATO è stata creata per difendere l'Europa dalla minaccia russa, ma dopo la guerra fredda le cose sono cambiate. La NATO sarebbe dovuta essere, se non ridotta, eliminata, ma al contrario la NATO è stata espansa ad est immediatamente, e questo in violazione alle promesse verbali a Gorbaciov, quando permise alla Germania di raggiungere la NATO. Gorbaciov aveva avuto delle garanzie da Bush Senior e da James Baker, il segretario di Stato. Era stato garantito che la NATO non si sarebbe spostata neanche un pochino a est. Questa è stata la frase. Ma questa promessa verbale è stata subito violata e Gorbaciov chiaramente non era contento e si è lamentato. E il governo statunitense disse che era stata semplicemente una promessa verbale, niente di scritto, qualcosa di ingenuo, una piccola promessa, ma lì si capì qual è l'importanza delle promesse americane. Ora la NATO è diventata una forza di intervento armato comandata dagli Stati Uniti. Ha un compito ufficiale, cioè controllare il sistema energetico mondiale, controllare gli oleodotti e i gasdotti. Questo grazie a un potere egemonico. C'è stato un periodo di euforia dopo il collasso di superpotenze nemiche. Si è parlato di fine della storia, di possibilità di portare aiuti umanitari, della fine dell'umanità, e si cominciò a parlare di valori, di altruismo, ma questo è solo una piccola parte della retorica ispirata degli intellettuali europei e statunitensi degli anni 90. Le vittime tradizionali della globalizzazione condannano quello che chiamano il diritto dell'intervento umanitario e lo paragonano semplicemente al vecchio dominio imperialistico. Quando arrivò il secondo Bush, l'opinione pubblica non poté più essere ignorata. Una delle conquiste più grandi di Obama è stato diventare quasi meno popolare di Bush. In Egitto lo vedono come una grande minaccia, Obama e in generale gli Stati Uniti. Il declino dunque continua tutt'oggi. Nell'ultimo decennio il Sud America è andato perso. Ma ancora più serio
sarebbe perdere i paesi del Medio Oriente che stanno raggiungendo l'indipendenza. Negli anni 40 gli Stati Uniti cercarono di appropriarsi delle risorse energetiche del Medio Oriente perché sapevano che avrebbe voluto dire dominare il mondo. Burley, un consigliere governativo, disse proprio questo, che avere il Medio Oriente voleva dire conquistare il mondo, e disse che perdere il controllo vorrebbe dire vanificare il progetto di conquistare il mondo, che era cominciato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e questo porterebbe a cambiamenti sostanziali nell'ordine mondiale. Nel Medio Oriente potrebbero esserci dei movimenti sensibili verso la democrazia, e alcuni studi occidentali condotti sul mondo arabo confermano tutto questo. E la democrazia dunque, da questo punto di vista, è una minaccia e va bloccata da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e i suoi alleati non vogliono che le politiche seguano il volere popolare di quella frangia di popolazione che vede Israele e gli Stati Uniti come la più grande minaccia al mondo, di quella parte di popolazione che pensano che il mondo starebbe meglio se l'Iran avesse le armi nucleari. E adesso pensate all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi, questi sono importantissimi da un punto di vista di potere perché detengono diverse risorse petrolifere. In Egitto e in altri paesi, nonostante le rivolte della primavera araba, il potere militare rimane considerevole, il regime rimane intatto e c'è scetticismo, giustamente. Il controllo del Medio Oriente rimane intatto dunque fino adesso, e tuttavia però il declino americano sta continuando. Un elemento significativo è che il declino è autoinflitto dalle politiche di Washington, e questo soprattutto per colpa di misure economiche. Alcune riviste parlano di fallimento autoinflitto dall'elite statunitense. Per anni si è cercato di concentrare la ricchezza negli Stati Uniti, il che ha portato al stagnamento invece dei redditi della maggior parte della popolazione, e la ricchezza si è erosa man mano. I politici hanno avuto un grande successo dunque in questo fallimento, che è stato pianificato, e lo stesso chiaramente vale anche per l'Europa. Le stesse misure sono state prese dai politici. Gli imprenditori ora stanno diventando così influenti nel sistema politico che ormai entrambi i partiti in America ne sono sopraffatti. Diventa sempre più chiaro che il collasso del potere politico ha delle cause chiare. C'è forse un decimo dell'1% della popolazione che detiene tutta la ricchezza del paese e fanno tutto quello che vogliono indipendentemente dall'opinione pubblica. E uno studio recente condotto da Martin Gillan dimostra che circa i tre quarti della popolazione non possono determinare la politica governativa, non ne hanno il potere. E il meccanismo è oscuro, però è sotto gli occhi di tutti da un certo punto di vista.
Si può dunque dire che la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, anche se influenzata dalle grandi multinazionali, ha un certo potere rispetto alle banche centrali europee. La Federal Reserve ha un impegno precedente nel compiere due missioni: tenere l'inflazione bassa e, secondo, ridurre la disoccupazione. Quest'ultimo compito, parlo dell'altro problema perché non c'è problema di inflazione, il problema è la deflazione. Per quanto riguarda la disoccupazione, invece, che è un problema serio, la Federal Reserve è riuscita a calmierare il problema iniettando liquidità. La Banca Centrale Europea, doveva soltanto invece tenere bassa l'inflazione, e questo ha fornito l'opportunità di smantellare il welfare state in tutta Europa, e questa è stata una grande conquista da parte dell'Europa, per essere sarcastici. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sapeva benissimo cosa stava dicendo quando informò il Wall Street Journal che il contratto sociale tipico dell'Europa tradizionale è obsoleto, e non per motivi intrinseci, ma perché è stato pianificato in questo modo. I colpi autoinflitti negli Stati Uniti non sono però un'innovazione rispetto agli anni 70, quando l'economia e la politica nazionale si trasformò considerevolmente e portò a termine l'età d'oro del capitalismo. Continuerò a parlare degli Stati Uniti, ma il processo chiaramente internazionale è multiforme a seconda del luogo, a seconda del paese. Vi sono due processi principali, la financializzazione e lo spostamento della produzione all'estero. Le politiche adottate riflettevano il potere sempre crescente delle multinazionali, dell'imprenditoria, tra cui la finanza, e riflettevano anche il trionfo ideologico delle dottrine del libero mercato. E questo era tradotto in politiche di una leggera diminuzione delle tasse per i ricchi e una considerevole deregulation, mentre le tasse si alzavano per il resto della popolazione e raggiunsero livelli senza precedenti. E il termine libero mercato chiaramente è più una pubblicità che una realtà. Uno Stato che interviene radicalmente per distorcere il mercato, per cambiarne la traiettoria, è la norma. E la concentrazione della ricchezza porta chiaramente a più potere politico, e questo ha creato un circolo vizioso che ha portato a una ricchezza straordinaria di un decimo dell'1% della popolazione. E parlo di manager di fondi speculativi, grandi imprenditori, mentre per il resto della popolazione i redditi o si sono bloccati oppure sono scesi considerevolmente. Il costo delle elezioni è anche andato alle stelle, oramai costano miliardi di dollari. Entrambi i partiti americani vengono finanziati dall'imprenditoria e oramai le elezioni sono diventate una farsa, come mai prima nella storia. L'economia successiva all'età dell'oro, dell'economia,
è quella che era stata prevista da Adam Smith e David Ricardo. Entrambi riconobbero che se la Gran Bretagna, perché chiaramente parlavano della Gran Bretagna, se i produttori della Gran Bretagna avessero contato sulle importazioni e avrebbero delocalizzato l'impresa, loro l'imprenditoria ne avrebbe guadagnato, ma la Gran Bretagna ne avrebbe sofferto considerevolmente. E questo era dovuto essenzialmente all'own bias. E come da una mano invisibile la Gran Bretagna dovrebbe essere salvata proprio dalla distruzione della delocalizzazione. E questo era quello che si diceva in The Wealth of Nations di Adam Smith. Ricardo, subito dopo, disse che grazie all'home bias i grandi proprietari sarebbero rimasti molto soddisfatti dai bassi profitti della nazione e se avessero fatto così avrebbero fatto soffrire la nazione. Smith continuò dicendo che se i grandi politici e gli economisti avessero cominciato a non preoccuparsi della ricchezza e della salute della nazione, si sarebbe venuta a creare una situazione molto chiara con stati molto forti che avrebbero salvato altri. E ora c'è una politica di assicurazione governativa chiamata Too Big to Fail, troppo grandi per fallire, troppo potenti per fallire, una politica assicurativa che va avanti oramai da tempo negli Stati Uniti e in altri stati, cioè una politica che sovvenziona i ricchi e i potenti. Dunque, il nuovo ordine mondiale è spiegato molto bene in una brochure per gli investitori uscita 2 anni fa da parte del Citigroup, secondo il quale la crisi sarebbe arrivata, ma vi sarebbe stata un'iniezione di capitale grazie alle tasse dei contribuenti che avrebbe salvato i grandi potenti. Vi è inoltre la plutonomia, in cui il precariato globale è considerevole in una situazione economica di questo tipo, e gli Stati Uniti sono soggetti a una insicurezza sempre maggiore dei lavoratori, degli operai. Alan Greenspan della Federal Reserve spiegò al Congresso durante gli anni di Clinton e parlò della situazione dell'epoca e spiegò che il tutto aveva a che fare con la plutonomia globale e non certo con l'India e con la Cina. E si consigliò agli investitori di concentrarsi essenzialmente su una frangia particolare dell'economia, cioè sul paniere della plutonomia. Che chiaramente porta benefici soltanto ai ricchi, e questo succede ormai dagli anni 80, dagli anni della Thatcher e di Reagan, i cui piani economici hanno dato il via alla crisi attuale. Nel 2007 la crisi dunque è stata
è partita la crisi del 2007 da queste politiche degli anni 80, ma i ricchi, gli imprenditori, hanno più che triplicato il loro fatturato, e dopo la crisi gli imprenditori hanno cominciato, essenzialmente in termini economici, a chiedersi quale fosse il proprio ruolo. Un vincitore del premio Nobel e studioso del MIT conclude che l'impatto delle istituzioni finanziarie è negativo, se non dannoso, e la crisi non aggiunge niente di nuovo. Il disastro colpisce chiaramente più i contribuenti che i grandi imprenditori. Nel London Financial Times è stato scritto di recente da Martin Wolf che il settore finanziario sta portando la finanza verso il baratro. Ma tutto questo è stato un grande successo per il meno dell'1% della popolazione, in cui questa situazione è stata progettata da tempo. E il processo letale della crisi andrà avanti anche perché questo è stato programmato e molta gente continuerà a soffrire in silenzio. Grazie.